Ehi, hey, fratello, come fa quel pezzo? Fammelo sentire. Cavolo, sei uguale. Perfetto. Aspetta, no, dai, faccio. Allora, poi io a un certo punto mi giro di là e dico, ok, mi metto qua in posizione, ci sono, vai, pronto. Ciao ragazzi, benvenuti a MTV EMA speciale Best Italian Act. È qui con noi finalmente Diodato. Ciao. Come ciao, stai? Bene. Ti piace questo studio? Bello, colorato. È tipo casa mia, guarda. Ok, molto quindi simile. Proprio perché sei a casa tua, se vuoi ti puoi mettere così. Ah, posso stare? Sì. No, ma io guarda, così, m'appoggio un così po'. Comodo. Sì. Allora, iniziamo subito parlando del 2020. Insomma, tu hai vinto il Best Italian Act dopo, insomma, un po' di, chiamiamolo blackout, periodo per noi di riflessione, di pausa, fermi tutti quanti. E venivi da una vittoria anche di Sanremo. Raccontaci quell'anno assurdo com'è stato. È stato straordinario, cioè fuori dall'ordinario sotto tutti i punti di vista. È stato intenso all'inizio, incredibile. Lì pensavo di aver raggiunto un apice emotivo, no? Con la vittoria del festival. Umanamente anche pieno di tanto amore, perché mi è arrivata una valanga d'amore, d'affetto. In qualche modo poi le mie canzoni, le canzoni dell'album Che vita meravigliosa, sono diventate colonna sonora della vita di tante persone, e questo poi è il premio più grande, no? che si può ricevere. È stato poi, vabbè, l'anno anche in cui è arrivato un riconoscimento internazionale. Eccolo qua. E devo dire che è un premio vero. Lo puoi toccare, cioè, è un premio vero, pesa. Forse pesa più di noi. Peso specifico, eh? Importante. Ah, che premio meraviglioso! Giusto? Quando l'hai ricevuto, quando ti hanno detto che insomma avevi vinto, che emozione hai provato? Come ti sei sentito? Mi sono sentito felice, ma mi sono sentito felice proprio perché, ancora di più, forse questo è un premio a cui partecipa tanto la gente, no? E questa è una cosa importante, significa che insomma c'è tanta gente che ti segue e che in qualche modo è affezionata alle cose che fai. Tu sei un attore, insomma sei un artista molto a tutto tondo, poliedrico, perché dovrai rientrare nei panni di un Diodato molto giovane, un Diodato di adesso e un Diodato del futuro. Chi è il tuo artista italiano preferito? After Hours. Mahmood, Diodato. E quello straniero? Radiohead, Michael Kiwanuka. Mi piace quello lì, Giustino... Barba, come si chiama? Bieber, Justin Bieber. Bravo quello, bravo. Che generi musicali ti piacciono? Mi piace il rock, mi piace il pop, mi piace tutta la musica in realtà, però ultimamente anche molto l'elettronica. Adesso musica classica mi piace. Un genere musicale o artista insospettabile lontano dal tuo mondo che ti piace tantissimo? È Justin Timberlake. Cry me a river. Mi piace molto Jane. Michael Jackson. Un genere musicale o artista che non sopporti? I Tokyo Hotel. No, questo è l'anno dell'amore. Madonna, questo rock ancora, basta. Il duetto della vita, lo faresti con... Mi piacerebbe un sacco fare un duetto con Daniele Silvestri. Dua Lipa. Come si chiamava quella? Dua Lipa. Dua Lipa, bravo. Ma vi sentite ancora? Con chi? Con Dua Lipa. E chi è? Ma l'idea del successo ti stimola o ti fa paura? No, il successo non mi fa paura e spero arrivi. Il successo... no, è uno stimolo quotidiano. Ma tanti anni fa, poi è diventato normale. Oh, sono eccoci tornato. Sono tornato da questo viaggio... Vero. Back to the future. Ti sei visto come sarai? Sì, devo dire che sono un vecchietto un po' rimbambito. Sì? Mi sembra di sì, ma... Sempre sexy però. Molto sexy, devo dire, con un certo stile anche. Non so se tu hai un cimelio, un qualcosa, un ricordo degli email del 2020. Ho una cosa che riguarda anche un po' tutto quello che stavamo dicendo fino adesso. Dove ce l'hai? Cioè, come vedi sono è tipo una giacca. Ho un marsupio, una specie di marsupio. Ah, ti sei messa apposta questa giacca una per specie avere di canguro, la tasca del canguro futurista. E cosa c'è? Allora, fammi vedere.
Questa è la copertina del questa album. Questa sì, ok, ma il problema è che qui dentro non c'è un disco. C'è un mini vinile. Sai che io sono un appassionato di cinema? Sì. E c'è un film della storia del cinema che diceva che la vita è come? Una scatola di cioccolatini. Allora vedi. Mamma mia, mi hai fatto tremare lì per detto, oddio, non lo so. Guarda, però no, fino a Forrest Gump ci arrivo. Una cosa così. Guarda, wow. Qui un artista sì. ha creato questo. Ora qui c'è la plastica, sì. la tolgo? Te li faccio beh, che assaggiare. Fa? Me li porti, ce li mangiamo. Ma penso, allora, ci sono dei gusti? Ci sono dei gusti, quindi il senso era appunto quello, no? Questa vita meravigliosa, poi questi cioccolatini meravigliosi. Meraviglioso è un po' come il cioccolato può essere appunto... Alcuni più amari, alcuni più, okay. più dolci, quindi è a sorpresa? È a sorpresa. No, e quale è più buono? Io proverei questo. Provo questo. Ok, vado? Vai. Tu no? No, io faccio. Come no? No, vai. Mmm, che cioccolatino meraviglioso! Ti faremo vedere un videoclip del passato e lo confronteremo con uno di adesso. Ma mio? No, mio. Ah, tuo? Sì, no, ok. No, perché a me partiamo. Non piace. Ti faccio vedere un pezzo che ho fatto. Fammi vedere. Sì, sì. Se solo avessi un altro. Questo è il videoclip di... Questo è Se solo avessi un altro. Poi con questo brano ho vinto il ma, scusa, Best quello, New Generation. Quello sei tu. Quello sono io, incredibile. Anche questo, guarda. Allora... Sembri anche un po' Checco dei Modà. Sembro... Guarda. No, in realtà... Ecco, Mary... In realtà questo video sarebbe dovuto essere proprio un'altra cosa. Ok. Nel senso avremmo dovuto girarlo su una terrazza, però quel giorno cosa è arrivato. Davvero, quello sono io davvero che recito, faccio diversi personaggi. Ok. Poliedrico, che quel giorno però c'era un diluvio universale. Eh? E allora siamo chiusi in questa sala sì? e io ho detto accendi e comincio a fare il cretino davanti alla telecamera e ho fatto un po' di personaggi, quello un po' più serio, quello un po' quindi, più rock, quello diciamo, più nerd. Se solo fossi un altro hai fatto gli altri. Esatto, tutti gli altri. Un altro da cui poter andare. Cosa vedi di te di diverso? Beh, abbastanza paciocco direi. Quindi innanzitutto gli anni. Però sì, proprio un ragazzino, non lo so, proprio il viso da bimbo. Però comunque, cioè... Ecco, vedi, c'è una parte cretina di me che mi sono portato avanti ancora. Sì, no, c'è. Che poi, poi uno conoscendo ti sa che sei anche... Sì. Chi però mi conosce bene... Chi non ti conosce ti vede sempre... Mi vedono sempre un po' pacato, quello così un po'... Dato, esatto. Balla e canta, invece no, io sono... Ma se mi vedi live già nei concerti ti rendi conto che in realtà sono anche molto ballerino. Passiamo invece a un video di adesso. Questo è il videoclip di Fino a farci scomparire. Ecco, a proposito di ballerino, perché questo è un video in cui alla fine... Ballo parecchio. Non c'era più niente da fare. Ricordo un gran freddo quella sera. Mi sono scaldato molto ballando. Alla fine arrivo alla fine di questo viaggio all'interno di un'opera di Edoardo Tressoldi. E, okay. Un'opera bellissima. Il giorno in cui ci siamo dovuti lasciare. A che ora l'hai registrato? Perché sembra l'alba. Questo è sì, è notturno. In realtà abbiamo iniziato tardo pomeriggio okay. e poi siamo andati avanti fino credo alle 3 di notte, 4, tra le 4 di notte e ovviamente più andavamo avanti più freddo, se morivi di freddo. aumentava, ecco ora qui si vede, infatti si vede che arrivo davanti all'opera di Edoardo, eccola qua, che è bellissima. Fantastica, sì, eterea. Invece la prossima rubrica l'abbiamo chiamata Sliding Doors, ossia vogliamo sapere se ci sono stati dei momenti o non so, una chiamata a cui non hai risposto, o meglio, hai risposto e ti ha cambiato la carriera, un appuntamento. Beh sì, ce ne sono un po'. Ero stato selezionato a un premio, il premio De André, sarei dovuto andare, credo fosse Asti, però non avevo i soldi per fare quel viaggio. Una mattina poi mi sono svegliato e ho deciso di andarci, ho detto sì. Chi se ne frega Chi se ne frega, ci devo provare, poi proverò a trovare i soldi per pagare l'affitto. Ho preso la chitarra, ho fatto una valigia al volo,
sono arrivato davanti alla macchina, la macchina aveva la ruota bucata. No, avevi bisogno. E a quel punto ho detto, vabbè, non ci vado. Ma dai. Non ci vado, non ci sono andato. E dopo qualche mese ho vinto il premio di André. Davvero? Sì, con una cover di Amore che viene, Amore che vai. E quello è stato un momento importante, okay, perché comunque ho dovuto prendere una decisione, okay, che però in qualche modo mi ha portato a fare poi altre scelte. Vedi, fai sempre contenti tutti. Contento te che hai vinto il premio, contento il tuo proprietario di casa che hai pagato l'affitto. Ho provato Bravo, a fare un po' il ribelle, ma come vedi interviene qualcuno a non farmelo fare. Senti Anto, ma se tu non avessi fatto il cantante? Forse avrei fatto qualcosa tipo il commerciante, perché mi ha sempre affascinato quel mondo lì. Prima di salutarti, ti vogliamo far fare una cosa che purtroppo non hai potuto fare quando hai vinto il premio come Best Italian Act, ossia il discorso, sai, lo speech di ringraziamento. Ah. Oh, buongiorno, grazie a tutti. Quello. Ok. Ok, come io qua ti lascio il premio. Ok. Puoi andare nella nostra room a fare il tuo bel discorso con il tuo bel premio. Grazie. Io ti ringrazio, Anto. Grazie a te. Ci vediamo presto. Grazie di tutto. Ciao Anto. Prego. Quello è lo speech. Grazie, mio Dio. Incredibile, davvero non me l'aspettavo. Grazie di cuore, un premio splendido, anche con un certo peso specifico. Sono davvero felice, sono cresciuto guardando MTV, guardando quei video pazzeschi, ho scoperto tantissimi artisti e oggi sono qui in mezzo a loro. È veramente un momento magico. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che lavorano con me, che mi hanno portato ad ottenere questo risultato. E poi volevo ringraziare il mio paese, l'Italia, perché è un paese meraviglioso che mi ha ispirato e che in qualche modo mi ha proiettato verso un'idea musicale, quindi sono veramente contento di poterlo in qualche modo rappresentare. Grazie a tutti, viva MTV, ciao!